Ciao ragazzi, come promesso sono pronto a portarvi la mia personalissima top 11. Oggi vi porterò sia 11 titolari, ma anche due alternative per ruolo, due difensori, due centrocampisti, due attaccanti. Ma prima di cominciare, il like scacciaiella perché serve nei consigliati, ma anche nella top 11, anche nelle live. Vi dico già che ho programmato la live. Nel video di prima invece ancora l'avevo programmata, quindi mi raccomando, andate anche lì, cliccateci un mi piace così potete farmi tutte le domande che volete. Vi ricordo, se non siete iscritti al canale, di iscrivervi, altrimenti non potete commentare. È semplicissimo, il pulsantino qui sotto e siete subito iscritti. Cominciamo subito, non perderei altro tempo. Allora. Cominciamo dal portiere. Ve l'avevo già un po' anticipato nei consigliati. Secondo me il miglior portiere questa settimana è Ospina, sia per la difesa che ha tra Koulibaly e Rahmani, sbagliano pochissimo, ma anche per il filtro che fanno al centrocampo. Sia Zambanguissa che Ruiz stanno facendo un grande lavoro di copertura e quindi Ospina mi dà sicurezza. Quindi Ospina è il portiere titolare della nostra top 11. L'unico ruolo in cui non indico un'alternativa è la porta. Passiamo ora ai difensori. Rimango qui perché ci metto un difensore che secondo me ancora non ha timbrato, ma è prossimo al gol. Sto parlando di Giovanni Di Lorenzo. Lo metto perché Theo Hernandez secondo me ancora potrebbe non partire titolare, quindi non la metto in top 11. E allora, mi sono rischiato tre nomi, diciamo due almeno un po' insoliti. Di Lorenzo non è che viene messo sempre in top 11, però lo voglio mettere perché secondo me Napoli-Bologna possono uscire diversi gol da parte del Napoli, e magari forse più gol rispetto all'assist me lo aspetto da Di Lorenzo. Quindi anche se devo dire che l'avversario Ikei del Bologna non è semplicissimo, soprattutto perché attacca molto bene. Devo dire che è una di quelle rivelazioni di questo campionato, però secondo me Di Lorenzo è da schierare, magari con un colpo di testa perché è bravo in questi inserimenti. Anzi, quest'anno l'aveva fatto un gol, poi era un piede avanti e è stato annullato, però Di Lorenzo quei 4 gol l'anno li fa, quindi secondo me è maturo, quindi lo metterei. Un nome a sorpresa in top 11. Vi starete chiedendo, ovviamente metterà Cuadrado, no? Non metto Cuadrado, metto Alex Sandro. Ieri non è che mi abbia fatto impazzire, anzi, però è un giocatore che secondo me quei tre gol in un campionato li fa. E sono queste partite in cui lui timbra. Quando gioca in casa, magari con una squadra neanche scarsissima, ma neanche l'Inter di ieri, queste partite lui può metterci una bella firma. Magari anche lui, come ha detto Di Lorenzo, mi aspetto più un gol che un assist. È bravino magari sui corner, quando magari va a anticipare sul primo palo. Quindi mi aspetto un bel bonus da lui. E poi quest'altro forse è l'unico, diciamo, banale della nostra top 11, che è Mimmo Criscito. Lo metto perché secondo me Spezia Genoa è una partita in cui possono uscire tanti gol e quindi lo metto, perché poi il Genoa deve cercare in tutti i modi di vincere questa partita. È lo stesso lo Spezia. E quindi prevedo magari che se la partita si sblocca, l'altra squadra comincerà ad attaccare tanto e magari potrebbe uscire una bella partita, magari con 4 gol. È un rigorista difensore, voglio dire, va messo. Quindi Mimmo Criscito titolarissimo nella top 11. Vi metto anche i due giocatori magari low cost o comunque meno altisonanti di quelli che ho messo. Ho messo Simone Bastoni dello Spezia, quindi in questa stessa partita. Devo dire che è un giocatore che a me piace. In termini di assist, in termini di gol, fa molto bene. Magari non è sempre continuo nelle prestazioni, però per un giocatore così va benissimo. E l'altro che ho messo ancora
Così, proprio per risparmiare i crediti, se non ne avete, è Ceccaroni in Venezia Salernitana. Centrocampo, allora, il primo nome che ho messo è quello di Sergej Milinkovic-Savic. È un giocatore totale. Io, per chi mi segue, da luglio, continuavo a dire, tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto, se devo spendere un credito in più, lo metto su Milinkovic-Savic. Ma vi dicevo, non c'è una sensazione, cioè, era più una sensazione mia che un dato reale, perché alla fine Luis Alberto è un giocatore totale. Poi, non commento quello che dice Sarri, secondo me, non esiste che un giocatore come Luis Alberto non trovi spazio, ma qui non voglio affrontare l'argomento, se no il video durerebbe 2 ore. Però vi dico, Milinkovic-Savic ce lo metto perché è un giocatore che sa fare assist, sa fare gol, anche ieri, oltre all'assist, una traversa presa, di testa è veramente forte, si sa inserire, quindi lo metto in top 11 qui senza ombra di dubbio. Vi ricordo il like, non lo dimenticate, il likeone per Repostone, come dice il grande Emanuele. Poi, questo un po' anticipato, sto nome un po' a sorpresa forse, però Perisic in Empoli-Inter mi garba da morire, quindi Perisic lo metto. Vi avevo detto, secondo me l'Inter può fare tanti gol e Perisic può essere uno che timbra. Settimana può timbrare, se lo avete buttatelo dentro, ma lo metterei anche in top 11. Mi è piaciuto con la Juve, ha avuto tanta gamba perché ha corso veramente tanto, ha spinto. E con l'Empoli che subisce una marea di gol, questo è buono sia per gol che per assist. Poi passiamo. Questo è un giocatore un po' più scontato. Lorenzo Pellegrini, Cagliari Roma, secondo me timbra. Qui c'è poco da dire. Qui mi aspetto un gol, almeno un gol, anzi, devo dire un gol o anche più. Quindi Pellegrini è uno da mettere senza ombra di dubbio sta giornata in top 11. Poi l'ultimo, ne ho parlato bene, già ne ho consigliati ed è Antonin Barak. Antonin Barak, ex in Udinese Verona. Calcio a rigori e quindi e oltre tutte queste cose un giocatore veramente continuo con Mister Tudor ha acquisito una continuità pazzesca direi non voglio esagerare però mi sembra un giocatore totale sta facendo la fase difensiva la fase offensiva sempre presente in tutte le azioni. Veramente un bel giocatore, quindi assolutamente contro l'Udinese questo è da mettere proprio a occhi bendati, a occhi bendati. Vi dico le alternative low cost che ho scelto. Il primo è Giulio Maggiore. Mi sento che Maggiore possa timbrare in Spezia Genoa e quindi l'alternativa low cost, il primo è lui, l'altro ancora diciamo così low cost e Busio in Venezia Salernitana. Passiamo al reparto d'attacco. Io Ciro Immobile nella mia top 11 lo metto sempre o quasi. L'avevo messo anche col Verona e alla fine ha timbrato. Con la Fiorentina lo ripropongo anche perché con la Fiorentina ha una tradizione favorevolissima. Segna sempre, come ho detto a Verona, Immobile segna sempre e con la Fiorentina, beh, diciamo che Immobile segna sempre un po' con tutti. Però con la Fiorentina pure, anche quando ha fatto 14-15 gol negli anni passati, a Firenze timbrava, con la Fiorentina timbrava. E quindi Immobile, non perdere altro tempo, va messo. E un altro su cui ho pochi dubbi è Victor Osimhen, giocatore bestiale, anche ieri, non dico che ha fatto ammattire i difensori della Roma, però è una spina continua, devono stargli con 10 occhi puntati sopra. Perché anche quando lanciano quelle palle lunghe che sembrano imprendibili, questo ci arriva. Un giocatore veramente formidabile. Se calciasse i rigori, forse sarebbe un livello forse superiore di Immobile. Ora come ora, anche superiore a Immobile. Perché lo vedi sempre dentro l'azione. Appena il Napoli attacca, quel pallone arriva a lui, perché da lui poi parte tutto.
Cioè, io sfido un difensore che dica gioco contro di me, no, che bello. Cioè, veramente tosto quest'anno affrontarlo. Devo dire che l'anno scorso lo avevo preso al Magic e a un certo punto poi l'ho dovuto levare perché non segnava. Però dicevo, questo giocatore è forte, però se non segna il fantacalcio poi non serve. E invece quest'anno vede la porta come pochi. Anche ieri aveva segnato, era in fuorigioco, è vero, però quelli sono, cioè, i fuorigioco alla fine di ora sono un istante, magari parti un istante prima e ti ritrovi quei 30-40 cm in fuorigioco. Però è veramente un giocatore sempre sul pezzo e il Napoli giocando così bene e giocando contro un Bologna che di gol ne subisce a palate, va assolutamente messo. Il terzo nome, anche qui direi scontato ma non troppo, cioè ho messo Lautaro Martinez, cioè secondo me sarebbe più scontato mettere forse Dzeko perché segna tutte le domeniche, segna sempre, e io invece mi gioco Lautaro. Secondo me a Empoli può fare una doppietta, non dico un gol ma una doppietta, e quindi lo schiero. Secondo me l'Empoli è una delle difese più scarse della Serie A. Forse al pari della Salernitana, ecco. Secondo me sono le difese più carenti, anche perché l'Empoli pensa soprattutto ad attaccare. Però quando pensi troppo ad attaccare, è normale che poi scopri il fianco alle ripartenze o a prendere sempre gol. Quindi boh, io non vedo ad esempio un Empoli-Inter 0-1. Può accadere, sì, però io vedo proprio l'Inter, se fa pochi gol ne fa 3, quindi un attaccante lo avrei messo sicuro. Si poteva mettere anche Dzeko assolutamente, però vedo una doppietta di Lautaro e quindi metto lui in top 11. Le alternative. Aristotele stasera segnerà. Maga. Beto, ragazzi, Beto Aristoteles è la prima alternativa ai top in una top 11. Lo metto perché questo è un giocatore che a me fa impazzire. È un giocatore forte, secondo me. Io avevo visto dei video, ve l'avevo detto già nel video precedente, non quello di questa mattina, ma la settimana scorsa. Il video doveva uscire, dovevo farlo. Poi è nato mio figlio e mi ha scombussolato tutto, quindi non sono riuscito, non ho avuto i tempi tecnici per fare un video su Beto, su Aristoteles. Però questo è un giocatore forte. Quindi, anche se il Verona è una bella squadra, può essere un'ottima alternativa ai top. Alternativa low cost, precisiamo. E l'ultimo nome, low cost, che non è che la partita sia semplice, però così si può mettere, è quello di Pinamonti, perché è un bel giocatore, però ovviamente la partita è difficile. Ex in Empoli Inter. Però è veramente un bel giocatore, un giocatore che a me piace perché attacca la profondità, sa far salire la squadra, sa tenere palla, prende tanti falli, e poi ha calciato anche rigori in assenza di Bairami, e questo non è un dato da poco. Come alternativa, secondo me ci può stare. Con questo è tutto, ragazzi. Vi ricordo un grandissimo like sia a questo video, che vi porto un sacco di fortuna e vi faccio vincere. Io ne ho vinte 5 su 6 questa settimana. Altra cosa, vi ricordo che ho già programmato la live. Andate a cliccarci un grande mi piace così potete farmi tutte le domande che volete. Con questo è tutto, ciao ragazzi!